Una 2 giorni dedicata al Minardi Day di straordinario successo. Il 5-6 maggio a Imola, l'autodromo, con naturalmente un collegamento diretto al trofeo Bandini di Brisighella, oltre 9.000 appassionati delle auto hanno animato il paddock della terza edizione dell'Historic Minardi Day. Una 2 giorni organizzata dal patron Giancarlo Minardi, che ha saputo attrarre attenzione e naturalmente tanta storia, oltre 150 vetture storiche. La visita di Valtteri Bottas, il finlandese della Mercedes, che poi è stato premiato a Brisighella col trofeo Bandini, e poi naturalmente tanti appassionati, tante premiazioni, tanti amici che non sono mancati a dare una pacca sulla spalla a colui che ha portato Faenza e la provincia per 20 anni in Formula 1. Ai box Gabriele Tredozzi, ma anche Aldo Costa e naturalmente tutti gli amici del tempo, il vulcanico Mauro Forghieri, poi naturalmente la visita di Nick Heidfeld con la sua Formula E, la sua Mahindra, ma tanti amici, Gabriele Tarquini, Gianni Morbidelli, Pierluigi Martini, Alessandro Nannini, Luca Bado e Riccardo Patrese, Michelangelo Guerra, Gabriele Lanceri, Sergio Campana, Pirro Barilla, Bobby, Caffi, veramente tutti presenti con il supporto del Crame e dei tanti appassionati delle quattro ruote. Minardi ancora è sempre lui. Giancarlo è felice, 9.000 persone si sono divertite e il 2018 si vede ancora con una grande luce sullo sfondo, perché se dal 2017 5.000 appassionati al 2018 9.000, il 2019 sarà ancora un grande aumento di pubblico e di presenze all'autodromo di Imola. Quindi io credo che sia stato un bel weekend, sta terminando, grazie a Dio sta terminando molto bene, il tempo questa volta ci ha premiato e ci ha aiutato a far sì che questo weekend sia veramente interessante. Io devo ringraziare, ripeto, tutti chi ha collaborato con i miei due fratelli Nando e Beppe in questa avventura, Formula Imola con tutto il suo staff che è sempre stato al nostro fianco, e tutti quelli che sono stati presenti in questo weekend.